benvenuti a questo appuntamento di discorsi. Siamo in compagnia di un borghigiano doc, Alessandro Zappi. Lei è di Borgo? Sì. E ci può raccontare dove è nato e come si svolgeva la vita di un bambino molti anni fa, famiglie numerose, come si svolgeva la giornata? Da bambino, in tempo di guerra, ero a Cugolina con la mia povera mamma e dei miei nonni, i miei zii che stavano a Cugolina. Era una famiglia molto numerosa, quindi. Sì, è molto numerosa, sì. Ma i uomini erano tutti militari. E io mi mandavano, che avevo 2 o 3 anni, a tagliare l'erba così, tant'è vero, vedi, sembra una presenza, ma vedi, c'è qui, c'è in quel taglio, pigliando l'erba così, mi tagliai e me l'hanno facciato lì. Veramente si usava il falcetto Col all'epoca. falcetto avevo 2 o 3 anni, roba così. Non esistevano certi tosa erba che ci sono adesso. E poi andavo spesso nel nido a pigliare le uova, poi me le bevevo e il mio nonno mi gridava: "Sei andato a pigliare l'uovo?" No, 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 ero tutto sporco davanti. Era una vita, c'era un rapporto con la campagna molto quindi. Sì. E poi dopo io mi è sempre piaciuto andare dietro il biroccio col mio povero babbo e mi prendeva sempre quando c'era qualche cosa che non mi era ingegnoso a mangiare. Mi diceva: "Se mangi, stasera ti piglio con me." E allora Intanto spieghiamo ai nostri amici cos'è il biroccio, perché forse non tutti lo sanno. È un termine dialettale, diciamo. è il carrettiere. Era chiamato il biroccio, il carrettiere, roba così. E E cosa trasportavate? portavamo legno e più che altro carbone, carbone da ardere, da fornello. Allora andava quella roba lì, ci andava a caricarli nelle montagne qui in Ferrizuola e ci andava giù a Imola a venderlo, insomma. Si portavano i prodotti in pianura verso la città. Quindi Loro lì. questo è stato il suo primo lavoro, insomma, Primo ereditato lavoro, dal padre. no, dopo a 9 anni aveva già, il mio povero babbo aveva già preso un mulo e il biroccio per conto mio. D'inverno andavo i sessi nel fiume continuamente, e poi la primavera andavo con lui, perché loro c'era il lavoro d'estate più che d'inverno, perché il carbone ne consumavano poco. Accendevano il fuoco se avevano, e è durato così fino a che non sono andato militare. Lei è andato militare in che anno? Il 4 aprile del 34, Quindi poco prima della Seconda Guerra Mondiale. dopo del 35 sono andato in Africa e sono venuto a casa i primi giorni, i primi mesi del 37. Quindi lei dal biroccio è passato al camion e Dopo come autista andò in Africa in quella mansione lì. quando sono venuto a casa il biroccio non c'era più, avevamo già il camion, e dopo si è sempre cresciuto, i camion più grossi, Vi siete modernizzati. è andato così. La sua esperienza, mi raccontava prima, è stato anche in Africa con i militari. Ci può raccontare? In Africa ci sono stato dai primi mesi del 35 fino ai primi mesi del 37. Fatto più di 2 anni in Somalia, quando c'era 60 gradi, 65 gradi sotto la linea dell'equatore. Non c'erano due nemici, c'era anche il caldo e la siccità. Il caldo, però io sono sempre stato bene, non ho mai avuto un dolore, la febbre, niente. Tomorrow won't stay one.
Bentornati, siamo ancora in compagnia di Alessandro Zappi, lo ricordiamo, borghigiano d'eccellenza che ha vissuto Borgo, e siamo con lui venuti qui all'ingresso di Via Roma per farci raccontare un po' com'erano le case, le botteghe di un tempo qui a Borgo Tossignano. Ricordiamo, lei ha quanti anni? Ormai 97. Complimenti, ancora lucido, e diciamo, è venuto qui, guida ancora la macchina, quindi... No, non ho ancora finito, sono del 13, ma ho detto, capisci, 27 anni. Ma ormai ci siamo. E mi ricordo, quindi lei è nato a Borgo, nato a Cogalina, giusto? No, dove è nato? Proprio a Borgo lì, in cima al fontanino, di prima del cimitero. E ricordiamo, in quanti fratelli eravate? Tre. Uno era dell'11 che è morto, adesso è... c'è l'altro mio fratello che abita a Imola, e del 19. Bene, allora adesso cominciamo il nostro giro per Via Roma. Siamo con la Madonnina alle nostre spalle, simbolo di Borgo Tossignano. Ma proprio qui vicino c'è stata una delle sue case dove ha vissuto, giusto? Io abitavo in quella casa laggiù in fondo, dove c'è quelle tre finestre marroni. Ci sono stato 6 anni, perché dal 21 fino al 27 e abitavo lì, e mio babbo aveva fatto la cantina e con la porta per andare nel fiume, e del 25 al 24 venne una piena che portò via la porta, venne giù l'acqua fino in casa e si salvò, insomma, nelle disgrazie non ce ne fu, però... Siete stati fortunati, ma tutto sommato... Perché era per andare di sotto alla cantina che c'era la scala. Mia mamma, diciamo così, e si ritirò e l'ho presa e non andiete. In quel frattempo è saltato a fare la porta e così finì tutto in bene. Ci troviamo in via Cavour, vicino alla confluenza con la Montanara. Alle mie spalle vedete una bellissima pista ciclabile, ma qui non c'è sempre stata pista ciclabile, c'era anche un canale qui una volta, sì. E anche le case erano tutte diverse. Ci può dire com'era qualche anno fa? Qui c'era una casa che ci abitava 3-4 famiglie, e sotto c'era due botteghe, c'era l'ortolano e poi di sopra c'era la figlia dell'ortolano che aveva una botteghina che aveva i dolci, aveva caramelle, tutto quel robino lì, insomma, no, che fosse una bottega grande. E qui c'era il canale che continuava fino al fiume laggiù sotto alla compagnia, andava fino... Attraversava tutto il paese praticamente? Tutto il paese, andava nel mulino e poi continuava che tornava nel fiume. E qui c'erano tutti i banconi ogni tanto, dove andavano tutte le donne a lavare. Cominciava il muraglione, che una volta c'era, che era un piano solo, che continua. Perché ricordiamo che alle nostre spalle non si vede, ma c'è il fiume che in passato ha dato tante pietre. C'era il fiume, lì era tutto. Questo muraglione che continuava, un episodio che con la piena portò via la polenta dalla tavola, quello che abitava lì. Allora, dopo il comune, insomma, fece un altro... 70-80 centimetri. Hanno stato un altro po'. Un altro po' su questo muraglione. E dopo non ci sono più state alluvioni? Dopo è venuto tante piene, ma il fiume si è abbassato e l'acqua non è venuta più. Anche perché in passato il fondale del fiume era molto più alto e quindi era molto più facile un'esondazione. Il nostro amico Alessandro ci ha portato anche il nipote Raffaele, che anche lui è qui con noi per ricordare com'era Borgo una volta. Qui ad esempio siamo in piazzetta Don Bosco, adiacente alla canonica e alla chiesa di Borgo Tossignano. Com'era un tempo? Ma io, da quello che ricordo, nonostante che insomma la mia gioventù sia molto successiva a quella di mio zio, è che qui all'angolo c'era la chiesa vecchia, che quando noi eravamo bambini e la usavamo come palestra. Ormai era stata già sconsacrata e poi venne demolita per costruire la chiesa nuova, ed è stato un peccato perché aveva degli arredi, io me li ricordo, che erano veramente belli. Pare che, non lo do per certo, però pare che venisse demolita per poter prendere i danni di guerra da poter ricostruire la chiesa nuova. E poi fu fatta quella facciata opposta a quella attuale. Poi di fianco c'era la canonica, vicino alla canonica poi c'era anche una scala che portava all'asilo delle suore, quindi è cambiato proprio completamente. Anche il selciato della piazza è stato
l'ultima volta pochi anni fa, ma in passato è stato... L'ho rifatto più volte, io mi ricordo da bambino che quando venne fatta una delle tante sistemazioni che ha avuto questa parte del paese, e durante gli scavi affiorarono delle scale con dei locali dove dentro, mi ricordo, c'erano delle botti, delle damigiane che molto facilmente erano deposte di qualche casa o dell'osteria che era qui vicino, e nei pressi vennero trovate anche ossa umane che furono asportate, poi per quello che venne trovate, portate al cimitero locale, ed erano un vecchissimo cimitero che una volta, secondo le tradizioni italiane, i morti venivano sepolti vicino alle chiese, poi con l'edito di Napoleone furono invece traslocati altrove. Fuori dai centri abitati. Fuori dai centri abitati, venne impedito di continuare ad utilizzare questi cimiteri. Per cui oggi, se uno qui volesse costruire dei palazzi, non succederà mai, però c'è la possibilità di trovare a tuttora dei resti di defunti del paese. Qui alla nostra sinistra c'era anche qui un'altra bottega, giusto? Sì, c'era la bottega di Silvano, che vendeva la carne di maiale, e dopo così un po' faceva anche da macelleria, insomma. I negozi c'erano, i forti che ce n'erano pochi.